Studiamo insieme alcune parole relative al trekking e alla natura degli ambienti montani. Si vedono le montagne. Iniziamo subito. Questa curva si chiama tornante di montagna. Dopo aver parcheggiato, mi sono cambiata le scarpe. Ho tolto le scarpe da tennis e ho messo gli scarponi da trekking. Anche un buon paio di calzettoni è necessario in montagna. Ecco, abbiamo parcheggiato al parcheggio prima del sentiero, scarponi messi, bastoni pronti e partiamo. Ecco, questo è il percorso che faremo oggi ed è molto particolare e fra poco vedrete perché. All'inizio del percorso ho trovato un tipo di sentiero che si chiama mulattiera. È un percorso con rocce più o meno levigate che sono presenti soprattutto nelle regioni montuose. Non fa freddissimo, ma l'aria è autunnale, è un po' frizzantina, allora ho messo il cappuccio. Comunque ecco dove vi porto oggi. Al bosco degli ignomi. Si chiama così perché troveremo tante strutture in legno costruite da questo signore. Questi segnali rossi e bianchi in montagna indicano la strada da seguire per arrivare al rifugio o alla cima della montagna. Questa parte del percorso è in salita verso l'alto e questa è in discesa verso il basso. Non so quanto riuscirò a parlare perché ho un po' di fiatone, cioè quella sensazione in cui hai fatica a parlare perché sei affaticato o affaticata, sei stanca per uno sforzo fisico. Però ecco, abbiamo trovato le prime statue di legno. Questo è il sentiero, ci saranno tante statue di legno per tutto il percorso. Cosa potete trovare in un percorso in montagna? In autunno foglie secche, colorate, gialle, arancioni, marroni, ma anche le pigne, che sono queste, cadono dal pino o dall'abete, dalle conifere in generale. Un'altra cosa che si può trovare in montagna sono le castagne. Questa è un po' bruttina, però sono molto buone e sono dentro questo involucro spinoso. Sono il frutto del castagno. Penso di avere trovato la mia preferita, una dea, una fata con un serpente, bellissima.
Nonostante ci siano 15 gradi, sono un po' sudata perché in salita è faticoso camminare. Comunque ho trovato il grillo parlante di Pinocchio. Pinocchio è sempre molto importante nella cultura italiana. È un capolavoro della letteratura per bambini ed è presente anche qui, nel Bosco degli Gnomi. Verso l'una mi sono fermata a mangiare il mio pranzo al sacco, che ho portato da casa. Il pranzo al sacco consiste in una pasta fredda o in un panino e la borraccia con dentro l'acqua o una bibita. Nel mio pranzo al sacco c'era anche la frutta fresca da mangiare a fine pasto. In questo caso l'uva, perché è di stagione. Ho mangiato davanti a questa vista meravigliosa. Attenzione a questa parola. La vista è uno dei cinque sensi o un panorama, mentre il visto è un documento che permette l'ingresso a una persona straniera in uno stato. E il sentiero è un po' più impervio, difficile. Siamo arrivati quasi in cima, ma c'è molta nebbia, quindi credo che per oggi non arriverò proprio alla fine del percorso, però sono arrivata qui. Adesso torno alla macchina, inizia la discesa, quindi cammino verso il basso, in discesa, e vi porto in un altro posto molto carino. Ecco il secondo luogo in cui vi porto oggi, le piramidi di Zone. Queste rocce si chiamano Camini delle Fate o Piramidi di Terra. I loro cappelli possono arrivare anche a 6 metri di diametro, mentre l'altezza delle piramidi varia dai 10 metri ai 30 metri. Fatemi sapere se esistono anche nei vostri paesi. Se avete visto il video fino alla fine, vi ringrazio e spero che abbiate imparato qualche parola nuova relativa alla montagna. Se volete, mettete un mi piace e seguite il canale per altri video di lingua e cultura italiana. Ciao e alla prossima!